strade appunto dell'Etna. Pensate che con la neve dell'Etna gli arabi hanno inventato il sorbetto e poi noi la granita, noi siciliani abbiamo insomma modificato un po', abbiamo aggiunto vari succhi di frutti di stagione, nonché delle mandorle, del pistacchio, ma originariamente la granita è stata diciamo inventata dagli arabi utilizzando la neve dell'Etna. Questo non lo so, non l'avevo mai sentito. E qui abbiamo il pino più alto, più antico, più vecchio dell'Etna, chiamato Zappinazzo, dal francese Zappen, sì, ed è 300 anni, di 300 anni circa, 30 metri circa di altezza, ed è al momento il più vecchio pino dell'Etna, Zappinazzo.